ciao a tutti ragazzi. Allora, mentre mi sto riprendendo dall'esplorazione che ho appena fatto, sto arrampicato a 3 metri sopra gli alberi e voglio spiegare il perché questa cascata io dico che nessuno l'ha mai vista, pur essendo qui nel territorio di Grottaferrata, molto vicino al centro abitato, diciamo, nei pressi. Qui a Grottaferrata c'è un vallone, una zona, c'è una vallata che chiama, noi grottafratesi lo chiamiamo il vallone, che diciamo parte da Grottaferrata e arriva fino sotto la zona di Valle Marciano, andando verso Ciampino, diciamo, in direzione. È la strada che passa da Grottaferrata e Van Marino, passando per la clinica INI, diciamo, tanto per capirci un po', per chi conosce un po' le zone, che è la zona sottostante all'abbazia di San Nilo a Grottaferrata, antica abbazia che c'ha 1020 anni. Comunque c'è questo vallone grandissimo che noi da ragazzini giocavamo. Io ho 56 anni, quando avevo 10 anni già stavo lì sotto, quindi ci giocavamo da ragazzini, insomma si bazzicava qui sotto, se si veniva a fare scampagnate, ma fino a un certo punto, insomma, non fino qui sotto dove sono arrivato adesso io. Questa è un'altra parte finale che è sempre stata impervia, impicciata, e che non ci veniva nessuno. È la parte proprio finale. E quindi, zona abbandonata da sempre, che ricordo io neanche 50 anni fa ci venivamo qui sotto. Sicuramente c'è venuto qualche cacciatore, sicuramente qui i cacciatori ci vengono intorno a questa zona dove sta la cascata, sopra, intorno, sicuramente. Però qui sotto, proprio in questo specifico punto, a qualche centinaio di metri da dove magari qualche cacciatore si è infilato, sicuro, che qui insomma ci vengono, e c'è questo punto specifico dove si crea una cascata, una terza cascata, perché la prima e la seconda l'ho già documentata qui a Grottaferrata, andate a recuperare il mio video sul mio canale YouTube, le due cascate di Grottaferrata, e che già quelle per i grottaferratesi, per noi che siamo del posto, diciamo quelli della classe mia, era già difficile un po', cioè nel senso ce la ricordavamo noi perché ce ne eravamo da ragazzini, poi ormai qui è rimasto tutto abbandonato, non c'è più nessuno, dopo la generazione nostra qui sotto non c'è più nessuno. I nuovi ragazzi, i ragazzi che adesso hanno 20 anni, 30 anni, 35 anni, pure 40, credo che pochissimi, quasi nessuno, sia sceso qui sotto, che ormai è veramente impervio, la parte sotto è inaccessibile quasi. Insomma, non è un posto che ti viene a fare una passeggiata, arrivi fino a un pezzettino sopra, poi torni indietro, qualche coppietta viene, ma la parte sopra. Qui sotto è veramente impicciato, è pieno di cinghiali adesso. E, insomma, vabbè. È un posto incasinato, è un boschetto selvaggio a due passi dal centro, ma molto selvaggio qua sotto, eh? E c'è sta marana, c'è sta che parte da sotto Tuscolo, insomma arriva qui a Grottaferrata, passa per Grottaferrata, arriva a Valle Marciana, arriva a Ciampino, ma non so se è preciso dove arriva, e che forma dall'altezza della Mola Vecchia, vicino a Squarciarelli, dove stava la famosa fonte dell'acqua acetosa a Squarciarelli, lì forma già una cascata sotto la mola, e cascata della Mola, che anche quella ormai non è più accessibile, io l'ho documentata l'altro anno con quel video che vi dicevo, l'ho fatta rivedere a tutti quanti, e tutti, insomma, gente dell'età mia, insomma, ha detto tutti quanti: ah, che bei ricordi che ci hai fatto rivedere la cascata, non l'avevamo più vista, ma come ci si arriva? E pensa un po',
gente che ci abita intorno, che ci andavano da ragazzini a farsi il bagno, non hanno più vista, perché è veramente impervio lì. Poi c'è stata la seconda cascata che sta tutta altra parte, più giù, a valle proprio, alla fine del vallone praticamente. C'è stata questa seconda cascata che stessa cosa, tanti non l'hanno più vista. Qualcuno l'ha vista, gli si avventura un pochettino, qua giù c'è arrivata la seconda, forse l'ha vista da sopra, non da sotto, non credo proprio. Ho detto perché per scendere lì è un po' un casino. Infatti mi hanno tutti quanti detto pure questa qui, ah bella, sì, ma ricordo da ragazzino, ok. Adesso c'è una terza cascata, che però questa, non essendo sempre attiva, anzi la maggior parte è sempre secca, nessuno la conosce, anche perché il primo pezzo, diciamo che parte da un certo punto sopra dove si bazzica, tante persone vengono a fare passeggiata pure col cane, coppiette vengono sopra, moglie e marito stanno a passeggiare fino a un certo punto, dietro Capodarco c'è un pezzettino dove quando piove si sente un po' scorre l'acqua, ma solo quando piove. Quando piove la gente qui sotto non ci viene, ma che viene a fare qua sotto quando piove? Che è un casino? E quindi giusto quel pezzettino lì avranno potuto vedere che scorre l'acqua, ma quello che c'è sta alla fine, più in fondo, e oltre, non l'ha visto mai nessuno, perché te devi veramente andare a scendere in un posto veramente quasi inaccessibile ai più. Ti ho detto, qualche cacciatore ci viene qui sotto, sicuramente conosce questo pezzo qui, questa zona qui, ma il punto dove va a cadere l'acqua molto difficilmente l'avranno visto, se non la prima parte. Però questa cascata, partendo da lì sopra, non è solo là quella che si può vedere da sopra, e chi si è potuto infilare un pochettino, che è un po' tribolato, che ci è andato a caccia, ha visto forse la prima parte, che dice, ah, ma la cascata qua vedi, ma lì ci vieni, praticamente la vedi solo quando piove, e piove forte, perché se no non la vedi, non ti rendi conto. Vedi che c'è stato un vecchio passaggio d'acqua, ma non vedi la cascata, quindi nessuno la conosce. Ma oltre quella, scendendo più in basso, perché il dislivello è abbastanza, è parecchio, ci sono altre cascate inattive quando non piove, come dicevo, e fa tutto un percorso a zig zag con tutte cascate, tutti i punti dove ricasca e ricasca. Ci sono praticamente tre o quattro cascate in una cascata, cioè io la chiamo la terza cascata nascosta qui sotto, ma in realtà in quel tragitto ne fa altre almeno una, due, che ricordo adesso, tre sicure belle grandi. Quindi la terza cascata, ma contiene altre cascate dentro fino a che arriva proprio a valle, e quel punto lì è impervio. Io sono sceso con la corda e sono risalito con la corda, mo sono fatto pure a mano senza corda, ma con la corda, perché comunque se scivoli lì sono picci, quindi ho messo una corda. Però io mi sono avventurato la prima volta, ma so parecchie volte che vengo qui sotto a esplorare un pochettino, e devo dire che so a fare tutti i sopralluoghi proprio per vedere come poterci venire quando piove tanto, quando fa il temporale a monte, poi smette, qui sotto si riempie d'acqua, quindi sicuramente sarà uno spettacolo qui sotto. Ma scende qui sotto con l'acqua, non lo so, giusto io vengo che sto fuori di testa, però penso che nessuno si avventura qui sotto, e perché tra l'altro è scivoloso, è franante la terra, è scivolosa la terra, perché è molto quella terra pastosa che si come posso spiegare, non so il termine giusto, comunque è molto scivoloso, franante, ci sono tante rocce, qui è tutto basalto spaccato, quindi tante rocce si smottano, capito? Ci stanno gli smottamenti sia di alberi che di rocce. Io sotto ne ho viste parecchie, ma gigantesche pure, che vengono giù, quindi è molto pericoloso, ecco, molto molto pericoloso.
quindi uno non ci viene così a fare la passeggiata. Quindi per questo dico, perché dico nessuno l'ha vista mai, nessuno l'ha vista mai, perché qui sotto quando fa il temporale, ma chi ci viene? Ma chi è che va in giro col temporale sotto e se va a infilare in mezzo al bosco dove non si passa per i rovi, arbusti, cavoli, c'è di tutto qua sotto, cinghiali, e chi ci va a infilarsi per un bel pezzo del bosco senza sentiero quando piove? Perché solo così puoi vedere la parte sotto, capito? È per questo che io dico, nessuno l'ha vista mai qua sotto, nessuno sicuro non l'ha mai documentata, né tantomeno video documentata. Quindi io me sto a fa, mo me sto a fa sto pippone, perché? Perché voglio, con questo video voglio far sapere che sto facendo questa esplorazione apposta per fare un altro video che farò non appena avrò l'occasione giusta, che fa tanta pioggia e io in quel momento lì ci posso pure venire, che sono libero da venirci, insomma, ecco, di domenica, che se no lavoro. Quindi devo trovare il giorno giusto che ha piovuto tanto e che io posso venire a fare un video qui sotto. E allora lì mi sto a studiare, allora io adesso mi sto a studiare tutti i punti possibili, immaginabili, dove io posso riprendere la cascata quando sta in piena o comunque c'è abbastanza acqua, perché lì quando sta in piena c'è veramente da sta in campana, perché lì si porta via tutto. Quindi adesso vediamo quello che si può fare. Io apposta sto facendo una premessa molto lunga, e beh, vabbè, a chi interessa ascolta, chi c'ha poco interesse logicamente non ascolterà, dice ma questo mo si sta prolungando, ma che vuole. Però a chi interessa sto tipo di cose sicuramente, insomma, mi starà a sentire quello che sto a dire, perché sto spiegando una cosa che poi in un video successivo, facendo il video con l'acqua, uno dice ma possibile non ha visto mai nessuno sta cascata? No, appunto sto a fare questo che spiega tutto perché non l'ha mai vista nessuno, capito? Quindi ecco, prossimamente, adesso uscirà sto video qui di questa esplorazione, fra qualche giorno, adesso vediamo il tempo che ci vuole per montarlo. E poi ecco, come ripeto, non so quando avrò la possibilità di scendere qui sotto quando piove, più in sicurezza possibile. So già dei punti dove posso mettere delle corde, dove non le posso mettere, dove posso scendere senza corda, dove posso aggirare, vedere qualche punto di fianco, perché sotto, come lo so passato oggi, come vedrete in questa esplorazione, quando c'è l'acqua non ci potrò passare in tutte le parti dove sono passato oggi, dove vedrete questo video. Quindi mi è servito per studiare altri punti strategici per filmarla più possibile. Tutta intera non la potrei filmare, non la posso filmare, perché lì viene giù il mondo, viene giù. Quindi insomma, non è che mi voglio andare a ammazzare. Ma sarebbe impossibile proprio andarci. Ci sono buche enormi, con sassi enormi che vengono e si porta giù tutto. Quindi, però ecco, vediamo come si può filmare più possibile l'acqua quando scende lì, e ve la farò vedere in un prossimo video che non so di preciso quando. Niente, questo è quanto. Dopo questa esplorazione mi sono fatto questa postazione dei 3 metri, altezza 3 metri. Mentre mi riposo, magari passa qualche animale e lo filmo, ma ho già un po' che sto qui, non è passato niente, anche perché abbiamo fatto un po' di caciara qua sotto, smosso di tutto, quindi. Però nel frattempo mi sono fatto questa postazione, ho mangiato qualcosa e niente, ho fatto sto video qui che secondo me serviva per spiegazione. È un pippone lungo, però raga, a chi interessa, chi non interessa ciccia, insomma. Ciao ragazzi, a presto.